L'Ampi è sempre stato protagonista nella ultima fase della manifestazione di Riccione, con anche interventi, letture. Quest'anno io mi sono mosso per tempo, perché più di un mese e mezzo fa ho chiesto incontri con il sindaco, che si è sempre rifiutato per 3 volte, e quindi mi sono molto preoccupato, anche perché fino a pochissimi giorni fa non si sapeva esattamente se la festa si sarebbe celebrata o meno. Dopodiché è stato detto che l'Ampi sarebbe stata protagonista della cerimonia, a me sono arrivati gli inviti, ma l'Ampi non è menzionata nella scaletta del programma della giornata. Sono stato contattato esclusivamente da un ragazzo che dovrà fare delle letture, però in ogni caso, voglio dire, l'amministrazione comunale non può tenere fuori l'Ampi da questo contesto, nella maniera più assoluta. È un'associazione che è innanzitutto trasversale, ha coinvolto cattolici, anche monarchi addirittura, voglio dire, democristiani, voglio dire, noi il 25 aprile la nostra festa la facciamo sicuramente, noi parteciperemo, anche noi non mancheremo a questa cerimonia. Credo che sia tutto montato molto ad arte, perché questa mattina stessa Gianluca Vannucci, che è stato da me designato per la lettura, ma semplicemente perché lo fa di professione, essendo lui un attore, si vedrà con il signor Trappoli, così come avevamo deciso dall'inizio, per selezionare con lui e avere quindi da lui l'esperienza per la scelta dei brani da leggere. Quindi veramente una querelle che non esiste. Dobbiamo togliere i retropensieri in generale. L'Ampi ha visto il responsabile della cultura, Giovanni Bessi, e credevo sufficiente, oltre che compiuta, il collegamento con l'amministrazione. Non voleva essere non riconosciuto il ruolo dell'Ampi, non credo che per un inserimento in un manifesto ci possa essere un tale atteggiamento, che ho visto anche particolarmente, insomma, atteso. Credo che abbiano avuto con questo, forse non inserimento nella scaletta, la maggiore visibilità mediatica possibile.